Una contestazione legittima, vista la prova della squadra. Parole di Davide Mezzanotti, che ha risposto così alla prima domanda in conferenza stampa sulla contestazione dei tifosi, che ha coinvolto, oltre al tecnico, anche il direttore generale Daniele Diomede. Erano circa 5 anni che una contestazione ad personam nei confronti dell'allenatore non si verificava sugli spalti del comunale. Ci sono stati fischi per Marco Carrare a Belbalbo, la parodia Chuck Norris, Michele Bacis. Ma andando a ritroso nel tempo, dobbiamo tornare di fatto alla stagione 2008-2009. L'ultimo episodio risale per l'appunto all'aprile del 2009, quando il 2-1 del Marcianise in casa dell'Arezzo portò la curva sud a contestare l'allora allenatore Guido Golotti, che poche settimane prima aveva preso il posto di Marco Cari. In quella circostanza però la curva sud si limitò a invocare il ritorno di Cari senza tirare direttamente in ballo Ugo Lotti. Ben diverso quanto accaduto con lo Scandicci, la contestazione è arrivata dritta dritta all'allenatore e al direttore generale Diomede, da prime fischi alla squadra e al tecnico al termine del primo tempo, poi durante l'intervallo l'esasperazione è salita sentendo via radio i risultati dagli altri campi e non solo, ed ecco così che sono arrivati i cori e gli inviti a lasciare. Tra l'altro c'è da segnalare anche l'assenza del presidente Ferretti in tribuna durante il secondo tempo. L'apporto ai giocatori non è mancato, tanto che i tifosi hanno proseguito ad incitare la squadra nel corso dell'incontro, esternando tutto il loro disappunto solo alla fine del match. Nel mezzo però si è consumata una contestazione che ha reso paradossale il clima attorno all'Unione Sportiva Arezzo, con un allenatore che ha vinto ma che nella sostanza è stato sfiduciato dalla propria piazza. E intanto, nella settimana che porterà il cavallino in casa della Pistoiese, la panchina, per la prima volta in stagione, sembra iniziare a traballare.